in collaborazione con Gruppo Kramst, Centro Cinofilo I Pioppi. Bonto. Ambasciatori del gusto. Gruppo Kramst. Bolsena 1898. Nasce il primo club ciclistico bolsenese. 9 settembre 2012. A Bolsena sta per prendere il via la seconda edizione della Carrareccia, raduno cicloturistico decima tappa del Giro d'Italia d'epoca 2012, organizzato dal club bolsenese Trombadores e dedicato quest'anno al Veloce Club Bolsena. Oltre 250 ciclisti pedaleranno lungo tre diversi itinerari. Il primo impegnativo, il secondo classico di 54 km e l'itinerario rievocativo di 6 km. I ciclisti iscritti a tutti e tre i percorsi iniziano la pedalata percorrendo il lungo lago di Bolsena, per poi portarsi sulla via Cassia, da dove ciascuno procederà per l'itinerario prescelto. Con la nostra vettura scegliamo anche noi uno dei tre percorsi e decidiamo di seguire con le telecamere quello più impegnativo. Dopo pochi chilometri di strada asfaltata inizia la prima carrareccia vera e propria, termine che per chi non fosse informato sta ad indicare una strada campestre non asfaltata, una sorta di strada percorritrice di quella che ai nostri tempi amano i bikers, gli appassionati del cicloturismo in mountain bike. La carrareccia può essere anche un'occasione per aiutare persone svantaggiate, come ci racconta uno dei ciclisti che abbiamo incontrato durante una sosta. La prima parte è stata abbastanza facile e adesso ci aspettano altri 80 km e niente, noi partecipiamo con un gruppo di 11 persone, forse è il gruppo più numeroso, si chiama La Ciclopica, è una squadra di qui vicino, di Civitella d'Agliano, e fa parte della polisportiva La Tartaruga XYZ di Orvieto, e la nostra è una squadra che fa ciclismo sociale, facciamo ciclismo per sport, facciamo ciclismo per vivere l'ambiente, per denunciare anche quello che non va qui sul territorio, e facciamo anche ciclismo con ragazzi disabili e cerchiamo di portare in bicicletta tutti. Grazie. Quando comincia la salita? Com'è andata? Com'è andata? Fermo! Ho fatto una cambialetta con l'ossigeno, non so quando glieli do. Ciao! Ma come, a piedi? Devi dare strappare la catena, strappo troppo duro. La bici non regge. Esploso tubolare. Sarebbe impossibile immaginare una carrareccia senza le immancabili forature. Su
Superato Torre San Severo, i ciclisti pedalano alla volta di Porano, da dove in breve si dirigeranno verso l'Alto Lazio, dove è situato il secondo posto di controllo. Un po', però è divertente, ci sono dei posti bellissimi, ne vale la pena. Tutto a posto. Faticoso. Abbastanza. Poi c'è un rapporto piccolo, quindi peggio ancora. C'ho rapporti troppo duri. È dura, così è dura. Però va bene, è bella. Allora, qui siamo a Lobriano, al posto di ristoro e di controllo, dove mettiamo un timbro sulla tessera dei partecipanti per controllare che abbiano fatto l'intero percorso. Occhio! Allora, com'è andata? Com'è andata? Benissimo! Wow! Mica penso ci arriviamo da piedi, prima sbagliavo bicicletta, adesso no, guarda che spettacolo, poi guarda, guarda, una bella ripresa lì. Occhio! Bellissimo. Ora è tutto bello. Si vede poco. È la giornata, bello tutto. Faticoso? Abbastanza. Qual è stato il tratto più faticoso? Direi all'inizio, c'erano strappi abbastanza impegnativi. E i rapporti poi dell'epoca, quelli moderni, è un'altra cosa. Voi da dove venite? Montefiascone. Rispecchia un po' il territorio, tutto collinare, quindi sono tutti su e giù e alla fine si sente. Com'è andata? Benissimo. Bene, complimenti a voi. Tutto molto buono. Siamo io e Gino, io e Fausto. Gino! Qual è stato il tratto più faticoso? Come si chiama? Sì, la prima parte. Verso la prima della torre. Prima della torre. Avete avuto problemi alle bici? No, no. Sì, io sì, mi toccava sul telaio. Che hai fatto? Mi sono fermato e ho messo a posto. Caprio di Montefiascone. Caprio di Montefiascone è un bel gruppo. Siamo un po' affiatati, visto? Si è fatto questi giri anche domenicali, questo è un po' rievocativo. Sto cappellino Bartali è gaiato. Sto cappellino Bartoli l'ho trovato in un mercatino, questo non so a chi è appartenuto, però insomma fa parte del look vintage, no? Senti, quanti chilometri avete fatto? Ma credo una quarantina più o meno. Quindi più o meno siamo a metà? Beh no, proprio a metà, perché adesso dobbiamo arrivare a Montefiascone, siamo a Lubriano, una ventina, no, non siamo a metà percorso. Ancora ci va, ma è stato faticoso fino adesso? Sì, abbastanza, perché ci sono parecchi pezzi di sterrato, specialmente saliscendi, è un po' duro, sì. Visto che ci sono stati anche parecchi che hanno avuto problemi con le bici? Purtroppo sì, queste sono d'epoca. Voi? Noi no, noi siamo sopra. Lasciato Lubriano, i ciclisti si dirigono verso la strada sterrata che costeggia il lago di Montefiascone, a poche miglia dall'isola Martana. Lungo il percorso c'è anche chi ha qualche inevitabile problema alla propria bici, sollecitata al limite delle possibilità. Però io parlo volentieri. Capodimonte è la località in cui è stato predisposto l'ultimo posto di controllo e soprattutto l'ultimo posto di ristoro prima dell'arrivo a Bolsena.
Allora... No? È stata una bella botta, però è fantastica. Ottimo per il prossimo anno. Tutto a posto, tutto a posto. Ci sono le mucche! Mancano oramai pochi chilometri all'arrivo, dove a tutti i partecipanti verrà consegnata una medaglia ricordo e un premio verrà consegnato al team più numeroso, a quello che proviene più da lontano, ai ciclisti più originali nell'abbigliamento e nella scelta del velocipede, alla coppia Mister e Lady. A sorpresa viene anche eletta Miss Carrareccia 2012, premiata dal sindaco di Bolsena e dagli organizzatori. Allora, voi avete vinto il primo premio con due bici d'epoca e un abbigliamento che fa invidia a tutti. Sì, credo di sì, perché è un abbigliamento molto ricercato, ci abbiamo messo diverso tempo per farlo. D'altra parte il gusto di partecipare a queste storiche proprio anche nella ricerca dei particolari. La signora è riuscita a pedalare nonostante l'abbigliamento molto pesante rispetto alla giornata? No, pesante no, le scarpe soprattutto. Senta, che bici avete? Questa è una Peugeot inizi anni 20 e questa è una bici Cicli Gabriele Lerchi, città di Castello, che costruiva mio nonno, quindi è anni dal 25 al 30 all'incirca. Allora, come ha trovato il percorso? Il percorso è stato bellissimo, la parte sinistra che si vedeva Orvieto, tutto il lago, è stata una scena bellissima, è stato un percorso molto bello, organizzato benissimo, devo dire grazie ai signori Nucci e Trombadores, hanno organizzato benissimo, si è mangiato bene, ristori benissimo, tutto perfetto. Faticoso? No, faticoso no. Io comunque ho 68 anni, ho fatto tutto quanto per bene e sono arrivato benissimo. La sua bici? È una Olmo del 76 che mi ha accompagnato molto e mi ha aiutato molto. Allora, noi l'abbiamo vista stamattina alla partenza, ora la ritrovo all'arrivo, ma l'ha fatta questa gara? Sì. Non è una gara, una pedalata, una passeggiata? Sì, sì, una passeggiata qui dentro il paese. Com'è andata? Benissimo, bene. E questa bici vedo che è molto attrezzata, ma per cosa? Questo era il secchio del latte del contadino che mungiva la mucca e veniva per paese, chi voleva un quarto, chi mezzo litro, un litro, questo è l'imbuto per la bottiglia. E... La bici di che anno è? Questa sarà del 35-40, così. Ed è ancora efficiente? Sì, sì, è efficiente, sì. Bersaglieri e bicicletta è un binomio inscindibile, l'abbiamo vista alla partenza e la ritroviamo all'arrivo. Com'è andata? Bene, ce l'ho fatta. A fare tutto il percorso? Tutto il percorso. Come l'ha trovato? Bellissimo. Era la prima volta che lo faceva? No, questo è il secondo anno. Sempre con la divisa da bersaglieri? No, l'anno scorso no, l'anno scorso era un'altra divisa, quest'anno per la prima volta così. Ma lei è bersagliere? Bersagliere al 100%. Allora, Gianluca Nucci, cominciamo da Gianluca perché dobbiamo fargli i complimenti per questo abbigliamento ricercatissimo e adattissimo. Grazie per i complimenti, anche se è arrivato proprio all'ultimo momento, è improvvisato ieri sera. Una bella giornata oggi. Una bellissima giornata, direi che è andato tutto finora meravigliosamente. L'organizzazione è stata, penso, fin qui perfetta, quindi siamo contentissimi. E allora i complimenti adesso li ribaltiamo anche a Gianfranco, che sappiamo essere un po' il motore di tutta questa manifestazione. Noi abbiamo seguito anche quella dell'anno scorso. Quest'anno l'abbiamo trovata più impegnativa, più performante, con più iscritti, più bella come circuito, insomma, più. E infatti è quello che volevamo ottenere. Spero in parte che ci siamo riusciti. E ora attendiamo le conferme ufficiali dai grandi esperti che hanno partecipato, tipo Claudio Marinangeli, che è venuto qui nostro ospite e organizzatore dell'Eroica. E aspettiamo da lui un responso, uno dei più validi sicuramente come responso. Quanti iscritti avete avuto? Abbiamo avuto 250 iscritti, che come seconda edizione penso sia già un grosso successo.
e speriamo che la crescita sia esponenziale e magari un altro anno, chissà. Da domani ci prepariamo per la carreraccia dell'anno prossimo. Sì, per la carrereccia. E già l'anno scorso, dal giorno successivo, iniziamo a lavorare per questa edizione. Probabilmente quest'anno andrà così. Già da domani inizieremo a pensare a quella dell'anno prossimo. Cristian Cappelletti, allora com'è andata questa pedalata nel tempo, indietro nel tempo? Beh, per me è la prima edizione qui alla carrereccia, il percorso è molto bello. È un po' impegnativo la parte principale perché pronti via si va in montagna e non è proprio montagna, però insomma non è da sottovalutare, ecco. Tutta la parte in avvicinamento a Lubriano. Sì, esatto, e per me era la prima volta che vedevo dei paesaggi del genere. Sono rimasto molto affascinato, che ci voglio tornare anche con la macchina per fermarmi, visitare, eccetera. Poi quando si scende subito dopo direzione Monte Fiascone, lì già è meno impegnativa, sì, d'accordo, sono finiti i tratti di strada bianca, ma poi ci si avvicina al lago e quindi c'è già un paesaggio completamente diverso. Che bici hai? Questa è una Thomann originale Tour de France del 1919. Finalmente all'arrivo? Sì, finalmente all'arrivo. Oddio, anche quest'anno il caldo si è fatto sentire, come l'anno scorso. Meglio della pioggia però. Sicuramente sì, meglio della pioggia. Va bene, comunque il giro è sempre fantastico secondo noi, insomma, malgrado l'abbiamo fatto veramente centinaia di volte. E che dire, insomma, sembra che quest'anno poi sia andata benissimo, l'organizzazione sempre perfetta dei fratelli Nucci, che sono veramente... Non sbagliano mai. Mai, assolutamente, bisogna riconoscere questo pregio a questi ragazzi, sono veramente bravi. Senta, oltre ai complimenti per l'abbigliamento che riproduce fedelmente quello degli anni giusti, anche la bici, che bici è? Ma la bici è una mia vecchia bici che ho mia da sempre, ha ormai 45 anni. Un'Atala? È un'Atala, sì, ma una bici non da corsa e mi sembrava naturale non averci un abbigliamento da corsa, insomma, secondo me non c'entrava niente. E niente, devo dire che... Percorso come l'ha trovato? Percorso lo stesso dell'anno scorso abbiamo fatto fondamentalmente, non abbiamo fatto noi, il nostro gruppo non ha fatto il giro lungo, perciò bene, le strade sono in ottimo stato, insomma tutto sommato, la giusta percentuale di strade sterrate, come sempre, vabbè. Ci si prepara per il prossimo anno? Sicuramente ci saremo. Laura Sordini premia tutte e due a coppia per questa premiazione. Gianfranco Nucci, la fascia da Miss Carrareccia 2012, e il sindaco Paolo Dottarelli, che naturalmente è foto di gruppo. Allora, eccolo che arriva. A Rosà Di Mario devo chiedere un parere sulla Carrareccia. Lui che è uno degli organizzatori dell'Eroica, la più grande pedalata indietro nel tempo. Ma io non devo dire che siamo alla seconda manifestazione, quindi facendo riscontro anche con l'Eroica, devo dire che sono molto soddisfatto, anche se ci sono molte cose da migliorare, siamo tutti perfettibili, e avere al secondo anno superato il numero di 200 con un'organizzazione a livello medio-alto, più alto che medio, è da ritenersi molto interessante, molto soddisfacente. Quindi ho fatto complimenti agli organizzatori dicendogli le cose da migliorare, e naturalmente il prossimo anno loro avranno molti più partenti e dovranno anche ampliare la loro offerta turistica, per esempio il sabato fare alcune manifestazioni tipo una cena della Carrareccia e così via, e anche l'offerta turistica ne risentirà con un grande beneficio. La Carrareccia di Bolsena si è conclusa anche quest'anno con successo e sempre di più sembra volersi avvicinare alla sorella maggiore e più blasonata, l'Eroica. Allora appuntamento alla Carrareccia 2013.